questo. Andiamo di nuovo in collegamento, c'è il nostro Marco Lombardi, eccoci. Ciao Marco, buongiorno. Ciao Vincenzo, ciao Riccardo, ciao, e buongiorno Marco. A tutti i nostri telespettatori. Marco, ovviamente ti conosco, i nostri telespettatori sanno quale professionista tu sia, ti fanno ovviamente i complimenti, ti hanno mandato anche messaggi di vicinanza. Abbiamo chiaramente visto l'evento, la successione di eventi che ti ha visto protagonista, ne sei uscito benissimo, con grande aplomb, con grande professionalità. Deontologicamente parlando, sia Falco che Lucarelli ti hanno detto perfetto. Però ti abbiamo telefonato per farci raccontare anche quello che non hanno mostrato le telecamere. Emanuele Bernardo questa mattina ci diceva: guardate che non è stato solo il gesto di quel pazzo, tra virgolette, dell'aggressore, è stato un susseguirsi di episodi che chiaramente vanno assolutamente contro quello che era il lavoro di Marco e di Emanuele in quel momento. Assolutamente sì, innanzitutto saluto e ringrazio anche il preziosissimo Emanuele Bernardo che era con me, il mio compagno di avventura e sventura in quel di Milano, e devo dire che sì, il suo spoiler nei vostri confronti è stato giusto, perché non si è visto il 10% di quello che è successo in realtà in TV, perché quel tizio, quell'energumeno, così come l'abbiamo definito, più volte si è messo contro di noi, perché non solo in quelle volte in cui è passato davanti alla telecamera, ma spesso in quei 5 minuti ha continuato a darci contro, e ho rivisto il video varie volte e tanti dei suoi insulti non si sono sentiti, anche perché io poi, sempre perché volevo portare avanti la trasmissione e volevo far finta di nulla e cercare che da casa non si capisse cosa stesse accadendo, tenevo il microfono più stretto a me possibile per evitare appunto di dare spazio poi a questa persona, perché vi racconto di fatto praticamente, questo tizio è arrivato nei pressi della nostra postazione, che era una postazione mobile, però comunque stavamo gravitando nei pressi dell'uscita del settore ospiti, quindi comunque con tifosi del Napoli che uscivano e erano lì con noi ormai da tempo, si avvicina a noi con il panino in mano. Io gli chiedo: che stai mangiando del panino? Sei un tifoso del Napoli, come faccio col sorriso con tutti i tifosi? E da qui è partito, diciamo, il suo attacco nei nostri confronti. Io appena ho sentito poi il suo amico che ha detto no, no, lui non è tifoso del Napoli, andiamocene, lo diceva il suo amico, il tizio è rimasto lì, continuando a voler attaccare briga. Io ho capito questo, ho detto ok, Emanuele, spostiamoci un attimo, sono andato dal il ragazzo adolescente tifoso del Milan che era lì, poverino anche lui che non si aspettava tutto ciò, era lì appunto in attesa di essere intervistato da me, ho iniziato a parlare con lui e lì appunto la situazione ha iniziato a degenerare, ha continuato con i suoi insulti, e fino poi ad arrivare a quel terrone di M puntini puntini che ha poi fatto un po' cadere, ha fatto un po' da ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché da lì poi è venuto faccia a faccia, petto a petto nei miei confronti. Voi mi conoscete, non sono proprio piccolino, quindi coraggioso lui, ci vuole anche coraggio, e ovviamente battute a parte, comunque è venuto addosso, e da lì poi ho detto ok, Emanuele, tra l'altro chiamavo Emanuele come se fosse una sorta di diversivo per cercare di un po' di prendere tempo e capire cosa fare. Allora ho detto ok, usiamo la carta delle forze dell'ordine, che ovviamente dovevano intervenire se si fosse andato un passo oltre a quello che stava combinando quel tizio. Ho detto ok, allora andiamo dalla polizia, Emanuele, vieni con me al nostro Emanuele Bernardo. Appena ho detto questo, per fortuna l'amico, che era un po' più lucido del tizio in questione, l'ha preso per la maglia di fatto e l'ha portato via, capendo che la situazione poteva diventare diciamo dannosa per loro, e tra l'altro magari poi sarà anche dannosa, perché non finisce qui sicuramente, questa cosa non passerà impunita.
fai benissimo a sottolinearlo, anzi, fortunatamente già noi, le forze dell'ordine, si stanno adoperando affinché questo soggetto possa essere punito come merita. Io ti leggo anche un messaggio, Marco, di Domenico Savarese, che dice: "Ciao Marco, alcuni napoletani hanno poi aggredito quel milanista dopo aver saputo dell'accaduto. Questo però non l'avete scritto. C'è stata un'aggressione ai danni di questo ah, tra l'altro, È questo un tifoso troll, milanista. dai. Noi abbiamo le linee aperte. Se vuoi intervenire e raccontarci anche la tua versione dei fatti, noi siamo qua, perché ovviamente noi non nascondiamo nulla nella maniera più assoluta, ma Ma è un figuriamoci. troll. Ma certamente contro. Sì, Però è io lo leggo, sicuramente io lo un troll. devo leggere, perché altrimenti qualcuno pensa, però non l'hanno letto, non l'hanno detto. Marco, ci puoi dire se questo simpatico milanista è stato aggredito da tifosi napoletani lì fuori San Siro? Grazie. Assolutamente no, mi è stato Ah, aggredito, si è ok. semplicemente dileguato nella nebbia Esatto. di San Siro di quell'ora. Coglione qualsiasi, questo, che Appunto. non sarà nemmeno il suo nome. Che semplicemente per farsi leggere, ecco, appunto, per avere un Però po' di noi mettiamo, notorietà, ma io te lo scrive un ripeto, messaggio io del lo genere. leggo perché abbiamo Marco, abbiamo Emanuele, perché altrimenti qualcuno può anche cascare No, ragazzi, nel non ci trollaggio cascate, e non noi, ci visto che non cascate. vogliamo che la gente ci caschi, l'abbiamo messa assolutamente così. Marco, Bravo io Ricky. ti faccio innanzitutto nuovamente i complimenti a te, Emanuele, per come avete gestito la situazione. E, anche perché poi io ho seguito la tua diretta, ero qua in Già. studio. E, fino a quel momento tu stesso, tra l'altro, avevi raccontato comunque di un clima, non dico festante per quanto riguarda i tifosi del Milan, che comunque l'avevano aperto, però hai intervistato, sai, tante coppie, tanti tifosi del Milan che comunque hanno ammesso la sportività. Tu parlando con loro hai detto: io devo dire la verità, il Milan nel primo tempo ha dominato la partita, il Napoli poi nel secondo l'ha cambiata, quindi diciamo così, a parte i cori poi sul Vesuvio, su Politano, eccetera, eccetera, che quello purtroppo continuiamo a portarci dietro anche quello. Cioè, questo bello e buono è arrivato e quasi dal nulla è sboccato, cioè è uscito dalla nebbia di San Siro per poi rientrare nella nebbia di San Siro, che fino a quel momento era stato comunque una serata, come ci raccontavi tu, abbastanza normale, mettiamola così. Poi ci sta ogni tanto quello che viene in diretta e No, però se non avete sbaglio, rubato, vuole al fare la domanda ritorno a ve Marco. lo mettiamo a quel servizio, diciamo, la parola un po' più Però spinta, sì, diciamo però sempre in ottica sportiva da campo, mettiamola così, diciamo, quindi ci nessuno che sta, ti tra impedisse virgolette. o ti forzasse a non fare il tuo lavoro. Esattamente, quindi confermo. Vincenzo, sì, volevi dirmi Sì, Marco, volevo qualcosa? farti una domanda perché in realtà, se non vado errato, lì a San Siro, dove insomma eri presente, qualche coro becero c'è stato sempre. Voglia. Volevo ci raccontassi anche questo aspetto, oltre chiaramente a quanto poi accaduto in campo, perché hai brillantemente poi fatto il report anche per quanto riguarda Calcio Napoli 24 e Calcio Napoli 24 TV. Sì, assolutamente sì. Allora, io farei una distinzione perché va detto e va sottolineato, l'abbiamo sottolineato sul sito durante la live reaction, che la Curva Sud ha intonato i purtroppo soliti cori contro Napoli sul Vesuvio, con anche, diciamo, dei cori specifici contro Politano, che sono stati vergognosi, alcuni proprio davvero ai limiti del penale, credo, perché incitare all'uccisione di una persona non penso sia normale. Quindi questo va stigmatizzato ed erano i cori della Curva Sud, quindi degli ultras che sappiamo essere comunque diciamo, la tifoseria più estrema. Il resto dello stadio, come diceva giustamente Riccardo, e come abbiamo detto, io l'ho detto almeno 4 volte in diretta, che durante la gara c'è stato un clima bellissimo in tribuna e negli altri settori, con tifosi del Napoli che hanno tranquillamente visto la partita con la maglia azzurra addosso. C'era proprio sotto alla mia postazione, ho mostrato anche le immagini in diretta, un tifoso sui 50-60 anni con la maglia di Gianluca Grava, col numero 2, bellissima, del 2009 se non erro, insieme a tifosi con la maglia di Giroud, di Tonali, che a braccetto guardavano la partita e chi esultava al gol di Politano, chi esultava al gol di Giroud, senza alcun problema. All'esterno dello stadio, appena finita la partita, nonostante la delusione dei tifosi rossoneri, tutti hanno espresso il loro parere in maniera sportiva, chi in maniera più colorata, chi meno, ma nessuno si era sognato di fare quello che poi ha fatto quel tizio, che ovviamente credo che fosse lì appositamente per
appunto il tifoso con la maglia di grava vicino ai tifosi milanisti. Questo penso sia proprio l'emblema di tutto, e di quello che dovrebbe essere sempre in ogni partita, in ogni stadio, che tra l'altro è anche un po' una risposta a quello che si è visto a Firenze con il piccolo Antoine e la sua maglia al rovescio. Per quanto riguarda il match, hai avuto anche tu la sensazione dopo il gol del Napoli, quando il Milan ha aumentato il forcing, che comunque tutto sommato il Napoli fosse in controllo? La mia lettura in quel momento è stata: ragazzi, adesso sarà 10 minuti di pressing Milan. Se il Napoli non prende, dopo l'1-0 questo, se il Napoli non prende gol, poi dopo sta a posto, si afflosceranno. Purtroppo hanno segnato dopo 7-8 minuti in quel forcing. Però ho avuto comunque la sensazione che il Napoli non si fosse mai scomposto. Anzi, quello che dicevano i giornalisti, ma anche i tifosi, diciamo, vicini ai rossoneri, era che a quel punto l'inerzia stesse cambiando a favore della squadra di Pioli. Io questa sensazione da casa non l'ho avuta. La tua lettura dallo stadio qual è stata? Assolutamente sono concorde con te, anzi, qualche anno fa probabilmente il Napoli magari sarebbe stato anche asfaltato dopo quel gol di Giroud, che a chiunque avrebbe tagliato le gambe. Invece, dopo qualche minuto giusto di scoramento e di un po' di brainstorming generale, devo dire che la squadra di Spalletti, anzi di Domenichini in quel caso, ha subito ripreso le redini del match e ha proposto da casa i 3 punti in maniera brillante. È stato decisivo ovviamente il cambio di Simeone, questo è un ulteriore indizio di come la profondità della rosa azzurra quest'anno sia davvero uno dei punti di forza della squadra di Spalletti, che con Osimhen fuori, con un Raspadori che diciamo all'inizio della gara ha trovato difficoltà e poi è stato sostituito, ha visto un Simeone davvero sugli scudi, possiamo dire così, perché quel movimento lo fanno solo i grandissimi bomber. Mi ha ricordato Luis Suarez in quel movimento di entrare e uscire dall'area e poi quel colpo di testa un po' sbilenco. Mi ha ricordato proprio il giocatore uruguaiano. Magari Simeone ripercorresse le orme dell'ex Barcellona e Liverpool, direi che comunque è un ottimo punto sia lui che Raspadori appunto stanno facendo benissimo, e ripeto, ci tengo a sottolineare il fatto che la profondità della rosa del Napoli quest'anno possa essere davvero quei 5 centesimi che mancano per fare l'euro famosi, che al Napoli sono sempre mancati. E allora Marco, ti volevo ringraziare e farti ancora chiaramente i complimenti. A presto, risentirci, buon lavoro. Sei un gigante, amico mio. Grazie mille Vincenzo, grazie mille Riccardo, e un saluto a voi e ai nostri telespettatori. Grazie a Marco Lombardi.